Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video. È un sacco che non ci vediamo qua su YouTube, quindi ho deciso di tornare con un po' di novità. Ultimamente sto facendo diversi test di make-up anche su Instagram, quindi ne approfitto per truccarmi insieme a voi. Così nel frattempo chiacchieriamo e vi aggiorno di un po' di cosine che mi stanno piacendo. È veramente tanto che non sono su YouTube. Sapete benissimo che cerco sempre di fare il possibile per essere presente anche qua, però l'editing di questi video richiede tanto tanto tempo. Quindi ultimamente sono un attimino impegnata. Vi spiegherò poi alcune novità per cercare di portarvi anche su Instagram così ci possiamo vedere più spesso. Allora, per prima cosa vi spiego, sono alla ricerca costante di ingredienti, prodotti, eccetera, eccetera, che assomiglino alla skincare e che mi facciano sembrare il meno truccata possibile. Quindi ovviamente i miei make-up sono sempre tutti super naturali e ho trovato una quadra per poter avere il piacere di fare una full face, ma sempre rimanendo sul make-up no make-up. Quindi vi faccio vedere questi prodotti che mi sono studiata. Allora, per fare questa base qua, fra l'altro, tutti i miei trucchi stanno qui dentro. Branded The Ordinary, ovviamente. Questa è una borsetta che ci hanno regalato a un evento, è super capiente, quindi ho ficcato tutto qua dentro. Ho detto, i miei trucchi da oggi devono stare qui dentro. Ho fatto un mega decluttering con un sacco di cose che vi regalerò poi su Vinted. Quindi sto cercando di arrivare a 70.000 su Instagram e appena arriverò per festeggiare questo traguardo farò questi pacchi su Vinted. Saranno veramente tanti, quindi se mi seguite di là vi spiego anche due regole e come fare per avere i pacchettini. Comunque, tutto il mio make-up sta qua dentro. Io come base ho già messo la crema di A-Cutie, questa qua nuova di Lolla, di Miss Strawberry Fields, che è leggerissima. Ultimamente sto cercando delle basi leggere, che non facciano peeling né niente, perché ho fastidio anche di me stessa. E dopodiché ho applicato la crema solare, questa qua di Mixoon alla centella asiatica, che è altrettanto leggera, ma come tutte le creme solari coreane. Come primissimo step della mia base, non andiamo stranamente con le solite cose super leggere, ma vi faccio vedere in azione la CC Plus con SPF 50 di IT Cosmetics. Perché nonostante si definisca una CC cream, in realtà io la trovo molto coprente. Rimane comunque leggera, quindi secondo me è un buon compromesso per chi cerca, sta andando via il sole, per chi cerca un prodotto che sia leggero ma coprente, appunto, perché di solito il problema, cioè ve lo faccio vedere da vicino, di solito il problema delle CC cream è che non sono mai abbastanza coprenti, quindi c'è sempre il limbo per cui rinuncio a qualcosa nel mio fondotinta pur di averlo leggero, oppure mi trucco con qualcosa di pesante che sia coprente ma poi mi dà fastidio. Questo qua secondo me è il perfetto connubio. Ne ho messa veramente pochissima e come vedete la differenza si nota immediatamente. Poi io utilizzo sempre meno prodotto sulla fronte perché trovo che mi serva meno, mentre invece preferisco una coprenza maggiore nella zona delle guance, nasolabiali, eccetera, anche per chiallare un pochettino i pori, i volumi, eccetera, e poterli poi ristrutturare con le polveri. Allora, questo qua è il risultato. Scarico poi la spugnetta anche sulle palpebre in modo da uniformare tutto perfettamente. E tadan! Ho utilizzato una qualsiasi spugnetta dei Cushion coreani per applicare il prodotto perché mi sembra che lo infili maggiormente nella pelle e faccia più effetto seconda pelle. Adesso vado a prendere come primo prodotto di struttura questa terra qua di Armani. In realtà qualsiasi terra va bene. Questa forse è anche leggermente calda per il mio incarnato, ma mi piace tantissimo la resa e la durata del prodotto, quindi ne sto approfittando. Ho acceso la luce perché il sole va e viene. Vado invece che strisciarla a tamponarla sullo zigomo in modo da potermi regolare molto molto bene con le quantità senza rischiare di fare macchia. Poi spegneremo anche il calore di questo prodotto con un blush super che si adatta perfettamente a me, vedrete. Naso e con il pennello sporco vado a ripulirlo sulle palpebre, così non utilizziamo ombretti, ma diamo comunque un po' di profondità alla parte esterna dell'occhio. Ta-da!
Molto naturale questa cosa perché vi evita di avere colori diversi sul viso. Altra piacevolissima scoperta, questo prodotto qua. Io il brand non lo conoscevo minimamente, si chiama Physician Formula ed è una sottospecie di dupe di quello di Charlotte Tilbury. È un bronzer molto illuminante in crema, di quelli con il cuscinetto in questo modo che all'inizio mi faceva un sacco paura. E l'ho trovato all'interno di una box di un brand che si chiama My Beauty Box qualcosa, comunque vi lascio poi i riferimenti qua sotto. Era appunto nella box di giugno, ma potete ovviamente acquistarlo anche separatamente. Non gli davo un euro, invece è bellissimo perché è molto illuminante, non fa macchia e vi consente di continuare a strutturare il make-up facendo un po' di contouring. Vado a prendere questo pad qua, che sono quelli morbidi che trovate su Amazon, e sistemo passando sotto lo zigomo senza andare a sporcare la parte alta dove poi andremo a mettere il blush. È fighissimo. Stessa cosa anche dall'altra parte. Questi due pallini sono tutto il contouring che io so fare sul mio naso, nonché unica cosa che faccio sempre. E per un effetto ancora più naturale e simile abbronzato, i due pallini sulla fronte. Per concludere e dare un senso al colore che ho sulla parte bassa del viso. Passiamo al blush, che ovviamente è esattamente in tinta con me, questo è quello che vi dicevo prima, che è questo qua di Armani, si chiama, ve lo giro magari così ha un senso tutto questo, la Luminous Cheek Tint ed è rosa freddo. In questo modo posso permettermi di usare delle tinte un pochettino più calde, come base, per scaldare l'incarnato e poi tornare a quello che è il mio sottotono grazie al blush. Anche lui lo vado a stendere con il pad di prima, che così, essendo anche un po' sporco, va ad amalgamare e sfumare tutto per bene con un senso. Questo prodotto mi piace perché anche se lo lasciate un po' lì, non fa macchia. Di solito i blush in crema o comunque strutturati come questo, quando li lasciate lì iniziano a seccarsi e poi appena fate un pad, un tap, lo staccate tutto e non si amalgama più. Invece questo qui, anche se lo lasciate un po' lì, si continua a sfumare comunque. Quindi un punto a suo favore. Altre due splendide alternative che volevo segnalarvi al posto del bronzer di Physician Formula sono questi due, che sono due prodotti che utilizzo allo stesso modo. Questo qua è il bronzer di Milk Makeup in stick. Mi piace tantissimo, è leggermente più chiaro e leggermente più caldo. Normalmente lo uso quando metto soltanto questo per dei trucchi molto veloci, tipo da portarmi in giro per le riapplicazioni perché si sfuma bene anche con le dita. Invece, più scuro, che però mi piace leggermente meno perché è più facile fare macchia, questo qua di Erborian è uno dei loro correttori e la colorazione è cioccolato. E lui è il primo con cui ho imparato a fare questa roba qua, poi essendomi arrivato l'altro ho visto che con un prodotto migliore si poteva fare un po' meglio, però anche lui mi è piaciuto parecchio. Come illuminante, ho recentemente stanato dal mio repertorio questo qua di Mediterranea, che ha un colore stupendo. È leggermente dorato, champagne forse lo definirei, si sfuma molto bene, illumina molto bene, ma siccome sono stata in Canada e ho comprato questo qua di House Lab che ho pagato l'ira di Dio, nella colorazione Pink Amethyst useremo questo qua. Allora, avevo visto in un video di una ragazza che utilizzava la versione rosa, quindi ovviamente mi ero fatta prendere, avevo detto voglio assolutamente quello. Dopodiché, avendolo swatchato in negozio da Sephora, mi sono resa conto che in realtà è tanto rosa e non è né un illuminante né un blush, era una brutta via di mezzo, non l'ho capito questo prodotto. Quindi ne ho provati altri, ma nessun colore matchava effettivamente mi ha incarnato le mie abitudini, quindi poi ho optato per questo, che è particolare come colore, ma è molto 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 bello. Devo dire che fa fare un glow up ai vostri make-up, no make-up, senza essere per niente invadente. Io lo metto anche sull'angolino interno, sempre per illuminare, ma evitandomi l'ombretto. Ve lo faccio vedere da vicino. Vi metto qua una foto, avevo fatto una foto senza filtri ma con una luce molto favorevole per farvi vedere esattamente qual è la tipologia di colore che vi lascia sul viso quando avete addosso una luce naturale. Ultimi step, uno dei miei mascara preferiti, questo qua di Bioniche,
rimane su tutto il giorno, non sgocciola, non scola, non si sposta, nonostante le alte temperature, ha uno scovolino che mi consente di non sporcarmi la palpebra e si strucca bene. Ultimamente ho provato diversi mascara che mi piacciono, ma purtroppo poi faccio fatica a struccarli e devo per forza andarci o con un acquamicellare o con un burro struccante. E invece questo qui, nonostante la resa, sia a lungo termine che sulle ciglia, mi consente poi di struccarlo col mio solito cleansing oil. Concludiamo con lui, sono diventata una fan dei make-up Armani. Questo qua è un gloss, si chiama Prisma Glass, è il numero 2 ed è un rosa naturalissimo che esalta il colore delle vostre labbra, raffreddandolo un pochettino. Ecco qua, molto caramelloso, ma molto naturale. Anche lui dura parecchio sulle labbra senza fare, insomma, inguacchi strani, la patina bianca, eccetera, eccetera. Quindi mi è piaciuto anche per questo. Questo è il make-up concluso. Fatemi sapere cosa ne pensate. A me piace molto, devo dire, e è per me almeno un passepartout. Perché si adatta bene ad un trucco diurno, ma è anche un po' più di quello che farei di solito. Per cui, per quanto mi riguarda, ottimo anche la sera o se volete un qualcosa che vi perfezioni molto e che duri tanto. Vi lascio, come vi ho spiegato, tutti i prodotti qua sotto che ho utilizzato. Fatemi sapere se ne avete già provato qualcuno. Vi saluto e vi aspetto su IG.